Votanti 618, maggioranza 313, 310, hanno votato sì, 316, hanno votato no, 302, la Camera approva. La Camera ha approvato la 50ª richiesta di fiducia dell'esecutivo Berlusconi 4 con uno scarto di 14 voti. Un risultato che assicura comunque il futuro della contestata manovra economica. Dopo il sì di Montecitorio, seguito a quello del Senato e la firma del presidente Giorgio Napolitano, il testo sarà legge. Un ambizioso pacchetto da oltre 53 miliardi che mira al pareggio di bilancio entro il 2013. Al Quirinale sulla manovra si è svolto un colloquio tra il capo dello Stato e Berlusconi. Si moltiplicano intanto le critiche al testo. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, l'ha bollata come una misura tutta tasse a scapito della crescita. Intanto la Banca d'Italia ha comunicato un nuovo record raggiunto dal deficit italiano. A luglio è salito a oltre 1.911 miliardi di euro.